tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché ho ricevuto un pacco inaspettato, sinceramente. Ho ricevuto un pacco da Sabrina Bambi. Questo è il secondo pacco che mi ha mandato. Io quest'estate, dopo diciamo la festività del compleanno di mio figlio, gli avevo spedito un pacco dove avevo messo alcune cose. Lei mi ha detto che aveva registrato la sua reazione, quindi non vedo l'ora di vedere il suo video, perché veramente c'erano delle cose molto particolari, quindi volevo vedere la sua reazione. Sono rimasta molto contenta, sinceramente, perché non mi aspettavo questo pacco, perché non ci siamo messe d'accordo, ed è stata una cosa molto carina e inaspettata. Andiamo subito a vedere cosa ha messo qua dentro. Vi dico che mi ha scritto buon anno da Sabrina Bambi, quindi veramente molto molto carina, e poi buone feste qui, non so se si riesce a leggere, ed è veramente, sono rimasta molto, cioè molto colpita da questo regalo. Allora, mi ha messo un sacco di cose e quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno, e quindi vi dico anche la mia reazione, perché sono delle cose molto molto carine. Allora, per prima cosa è questa, ed è una fascia termica con semi di lavanda e grano, ideale per collo e spalle. Io soffro di cervicale, quindi questa è una cosa azzeccata, Sabri, e quindi la utilizzerò sicuramente e ti farò sapere. Ha dei semi qua dentro, proprio si sentono all'interno, e quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Questo poi vi farò sapere o lo vedrete in giro. Poi un'altra cosa che vedo, perché il pacco è così, quindi prendo le cose mano a mano che riesco a vederle, e questo è il correttore di Tarte, lo shape tape, di Tarte. Quindi andrò a vedere che colorazione sono, credo la light, ovviamente chiarissima come sono, la light sarà l'ideale, quindi anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo e vedere come mi ci posso trovare. Poi abbiamo della It Cosmetics il Super Hero, quindi un mascara volumizzante. Sì, mascara volumizzante. Apriamolo ed è questo qui che vedete qua. Dovrebbero fare queste ciglia che vedete. Vediamo, io ho delle bellissime ciglia, sinceramente, quindi voglio vedere che effetto mi fa anche sulle mie ciglia. Queste le utilizzo anch'io. Queste le utilizzo anch'io, specialmente nelle magliettine dei miei figli, perché ho una paura che si macchiano. E quindi sì, queste le utilizzo anch'io, e ne compro veramente a scatole intere, perché mi trovo benissimo con queste. Queste sono delle tovagliette che si mettono nella lavatrice per far sì che alcuni colori non stingono, e, nel senso che se il colore stinge in un'altra maglietta poi si macchia. Invece con questo riuscirete a questa, diciamo, questa tovaglietta riesce a catturare il colore in più che butta fuori la lavatrice, e automaticamente, essendo impregnato di questo colore, diventa proprio del colore, diciamo, impregnato, non so se mi sono fatta capire, e quindi non rischiate di macchiare i vostri indumenti. Non lo so se mi sono fatta capire, perché c'è stata un po' di confusione. Poi abbiamo questo, non so cosa sia. Il pacco è arrivato da pochi giorni, ma io ho aperto e poi richiuso perché dovevo fare il video, quindi non mi volevo spoilerare niente. Questo è un siero rimpolpante, tonifica e ridefinisce i volumi del viso. Ah, un siero per il viso, buono. Questo, wow, bellissima confezione, guardate qua. Ed è un siero della Barò, non l'ho mai utilizzato. Un plumping serum, tonifica e ridefinisce i volumi del viso. Questo è ottimo per quanto mi riguarda, perché lo utilizzerò, grazie. Mi fa molto piacere ricevere regali in primis, poi dei regali fatti apposta per me è ancora più piacevole, sinceramente. Quindi andiamo avanti, e vedo un ombretto di Sephora. Questi mi piacciono, io ne ho uno soltanto, qui nella postazione, no, ne ho uno soltanto. Questo è nella colorazione 26 Lava Spark, e
Questo è il colore, devo dire che è molto molto bello, è un ramato bruciato con dei glitter molto molto belli. Mi piace. Poi andiamo avanti, ma che tucce della Tarte Eye Performance Natural ed è un butter lipstick e ne avrei proprio bisogno ed è questo, guardate il pack, molto molto carino con queste biciclette, lo apriamo subito perché voglio vedere com'è fatto. Il pack è così cartonato, lo apriamo ed ha un color nude, ottimo. Ed è un nude che forse è un marsala, non lo so, Lizzy, dimmi tu, dovrebbe essere un marsala questo, vero? Sai che volevo comprare un rossetto marsala, perché ogni volta Fabiana Lizzy nei suoi video dice che è marsala, lei ha marsala, cioè gli sta bene quel colore, che bello, che bello, che bello, lo volevo prendere, mi sa che Sabrina ha letto nel mio pensiero, quindi ottimo anche questo, ovviamente lo proverò appena riuscirò a mettere qualche cosa. Allora, poi Nivea For Men Antifatica Crema Q10 Rivitalizzante, nuova formula. Questa sicuramente la utilizzerà uno dei miei maschietti. Ne ho tre, quindi fate voi. È una crema antifatica. La farò provare. Sicuramente piacerà anche a loro. E ti ringrazio perché hai pensato anche ai miei maschietti. Quindi grazie. Poi, sempre di IT Cosmetics, ho ricevuto il Brown Power Filler ed è un gel per quanto riguarda le sopracciglia, giusto? Dovrebbe essere un gel per le sopracciglia, volumizzante. È per le sopracciglia oppure no? Devo guardare, poi guarderò. Sì, è per le sopracciglia. Ha questo scovolino, guardate, è stranissimo questo scovolino. Credo che anche il colore sia adatto. Allora, andiamo avanti e qui vedo una pochette. Ci sono delle scritte in giapponese, credo. Comunque molto molto carina. E qui abbiamo una mascherina bellissima, molto molto bella anche i colori che ci sono. Molto molto bella ed è una mascherina ovviamente che serve, specialmente in questo periodo. Quindi la utilizzerò sicuramente. Poi mi farò la foto e te la manderò perché è molto molto utile. Poi andiamo avanti e io sto vedendo delle cose di Balea. Io non vedo l'ora che il DM sbuchi in Sicilia perché ancora non c'è, per provare tutti questi prodotti che ci fanno vedere in vari video. Queste sono delle ampolle e parlano tutti benissimo di queste ampolle. Io le devo utilizzare assolutamente. E sai una cosa, le utilizzerò anche, alcune le farò utilizzare anche a mia sorella proprio per vedere che differenza c'è tra un'età e l'altra. Perché io, oltre a Loredana, che è la ragazza che ti ha mandato gli orecchini che conosci benissimo, ho anche mia sorella, un'altra sorella più grande che ha 10 anni in più di me e quindi possiamo anche provarle insieme. Queste sono aumentano l'elasticità della pelle, attenuano le rughe in profondità. Credo che li farò utilizzare anche a lei. Sono tutte e due molto interessanti. Poi me li leggerò ovviamente e inizierò ad utilizzarle. Poi ti farò sapere. Aspetta, tu non sai che queste qui della Ritter è la cioccolata preferita di mio papà. Quindi questa la andrò a mangiare assieme a lui. Ti farò la foto che la mangerà con me. E quindi Dio, loro non vedono l'ora di conoscerti veramente dal vivo perché gli ho parlato benissimo di te, ma poi ti conoscono tramite la televisione. Quindi mia sorella è pazza, mi ha detto che non la voglio conoscere assolutamente. Loredana ha mandato anche un messaggio audio nei tuoi confronti, quindi è molto contenta. Quindi la mia famiglia ti vuole conoscere, quindi questo lo mangerò assieme a mio papà, ovviamente. Ti ringrazio tantissimo. La cioccolata è sempre ben accetta. Poi abbiamo, bellissima la confezione, sai che io ho fatto un decoupage con questo disegno e l'ho data a mia mamma perché mi piaceva, perché essendo la matrioska è la mamma di tutte le altre all'interno, no? Quindi
gliel'ho fatta a mia mamma. Questa è una maschera e in tessuto, sì, è in tessuto, ci ho messo qui. Poi ovviamente mi leggerò Strawberry, quindi alle fragole con collagene. Devo utilizzarlo. Farò sapere anche di questo. Mi piacciono scoprire questi nuovi prodotti. Ah, ottimo! Le avevo già finite. Ce l'avevo qua, guarda. Non ti sto scherzando. È quasi finito. Quindi ottimo. E mi ha regalato delle salviettine della Fria. Io le utilizzo pure. E questa è una formula delicata con aloe vera. Quindi ottime, assolutamente ottime. Sono 50 salviettine umidificate, emollienti e rinfrescanti. Questi servono sempre, 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 sempre. Queste sono le caramelle preferite di mio papà, perché queste li faceva anche mia nonna. Faceva queste e non so se sono soltanto siciliane, si chiama carruba, che erano tipo a base di zucchero. E queste caramelle mio padre ce le aveva sempre in tasca quando faceva il bidello. Infatti, quando io volevo una caramella andavo subito a mio padre perché faceva il bidello nella mia scuola e lui aveva soltanto queste caramelle perché erano quelle che gli dava sua mamma e poi le comprava lui automaticamente. Quindi, cioè, cosa strana, queste sono le caramelle di mia nonna e di mio papà. Quindi, ottime. Ah, ci sono anche i cioccolattini. Buono, ma mi hai visto così male. Dio, io li voglio. Questi sono buonissimi, questi già li ho assaggiati. Alcuni di questi cioccolattini così li porta mia zia dalla Svizzera e ogni volta poi mia mamma ci fa dei sacchettini a noi figli e ce li mette all'interno. Perché non lo so se si trovano anche qua in Italia, però questi io li trovo tipo, cioè me li porta mia zia dalla Svizzera e so che sono buonissimi, ma veramente buonissimi. Poi andiamo avanti. E questo che cos'è? Cream, che cos'è questo? Ah, una candela. Buona. Buonissima. Questa è una candela ed è. Ah, è un fiore. Questo qui è il fiore. Bello, mi piace l'odore. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi odoreremo anche questa. Poi un'altra cosa è il Touche Éclat, le tinte di Yves Saint Laurent ed è nella colorazione 30. Credo che questo sia scuro per me, ma non ti preoccupare perché sto rivalutando anche i fondotinta scuri. Questo io l'ho preso ultimamente come fondotinta e ancora la devo provare, quindi proverò prima questo, vediamo come ci trovo. A 5 ml di prodotto, quindi ottimo. Poi mi piacciono, io questi li tengo. Ho proprio un cassetto con tutte queste mini taglie perché io li utilizzo sempre. Ci sono altre caramelle al pellibe. Sì, queste le mangiavo anch'io quando ero piccola. Un altro cioccolatino con il cuoricino, bellissimi. Cioè, ovviamente questi li dividerò con i miei figli pure. Altri cioccolatini, altre caramelle. Guardate. Si diventa bambini, è vero, si diventa bambini. Poi, ah, c'è una cosa qui. Ah, di Revolution. Questo è di Fine and Brown Pencil. Ha una matita forse per le sopracciglia. Warm Brown. Vediamo. Sì, è una matita per le sopracciglia. Da questo lato ha la cera. E da questo lato ha lo sfumino. Buono. Anche il colore mi sembra giusto perché mi ha detto la Lizzy che da questo lato devo andare con un colore, diciamo, chiaro e poi fare la parte più scura. Questa la utilizzerò molto molto volentieri. Ma non è che ti sei messa d'accordo con la Lizzy e mi hai mandato le cose per le sopracciglia apposta? Perché lei è fissata con le mie sopracciglia. Poi di Astra, e questo non l'ho preso sinceramente, ma mi piace perché io avevo quello di Kiko e mi sono trovata bene. Questo è un duo di rossetto, questa parte è il rossetto liquido e questa parte è il gloss. Io li mettevo in combo tutte e due, mi piacevano sinceramente come cosa. Devo provarlo questo qua di Astra perché Astra ultimamente mi sta piacendo tantissimo e veramente mi sto trovando non bene ma di più, quindi ottimo. Poi,
Mi ha mandato un'altra maschera. Sì, un'altra maschera. Poi ovviamente leggerò maschera in tessuto rigenerante con estratto di bava di lumaca e veleno d'ape. Veleno d'ape? Punge. Comunque è una maschera di tessuto. Io adoro queste cose. Io ho proprio un cassetto con tutte le maschere perché io voglio utilizzare, le utilizzo di più in estate, però poi dipende, diciamo, la mia pelle com'è, utilizzo le maschere, però queste mi piacciono. Guerlain, l'Essential, questo lo volevo provare perché mi piaceva la confezione, non per altro, e quindi lo proverò perché questa è una colorazione 02N, quindi Claire Knight. Almeno un campioncino del mio stesso colore, perché ho fatto un ordine da Sephora, oltre a sbagliare il colore del fondotinta, mi hanno dato tutti i campioncini scuri, cioè, ma una cosa esagerata, io chiarissima, campioncini scuri, ma comunque. Poi un altro cioccolattino. Quindi ottimo. E poi questa che è una limited edition della Balea Sempre e sono delle maschere al caramello, giusto? Sì. Nutriente con caramelle e olio di mandorla per tutti i tipi di pelle. La devo provare. Mamma, se farà profumo me la tolgo. Non credo, vero? Però vede. Questi cosi della Balea, del DM, sono molto molto interessanti. Li vorrei proprio provare perché io ad esempio ho visto anche nei video di Betty 82 che fa vedere gli spray e tante altre cose. Proprio mi vorrei prendere proprio un bel po' di cose per quanto riguarda Balea e vedere e provarle proprio direttamente sul mio viso. Bene, credo di aver finito. Ok, sì, finito. Io ringrazio ovviamente Sabrina perché è stata molto ma molto gentile, non doveva assolutamente, perché il mio regalo, il mio pensiero per quanto riguarda lei è stato un gesto perché lei doveva venire anche al mio paese quando fu del compleanno di mio figlio, poi c'è stato tutto quel problema della pandemia, eccetera. Abbiamo rimandato il compleanno. E non ci siamo incontrati. Io spero che quest'anno ci sia la possibilità di incontrarci perché non vedo l'ora di vederti dal vivo, non vedo l'ora di abbracciarti perché veramente sono una persona splendida. Hai avuto dei pensieri nei miei riguardi e nei riguardi della mia famiglia che ci tengo tantissimo e sai tu di che cosa parlo. Certe volte le persone si guardano soltanto tramite un video, ma la persona vera e sincera io la vedo tramite anche dei messaggi. Io con Sabrina ci parlo, ci mandiamo dei messaggi anche per fargli sapere come sta mio padre e tutto, e quindi sono molto contenta perché io ho preso un'affezione nei tuoi confronti enorme e quindi spero veramente che un giorno riusciremo a incontrarci. Non so più come dirti grazie perché sinceramente sono tutte delle cose speciali e soprattutto sono tutte delle cose fatte col cuore nei miei confronti ed è una cosa che io gradisco tantissimo perché certe volte quando si fanno dei regali, si prende la prima cosa e la metti nella busta. Invece queste cose sono state proprio dei prodotti, delle cose fatte apposta per quanto mi riguarda. Quindi li accetto molto volentieri e sono molto molto contenta di aver ricevuto questo pacco da te. Mi hai sollevato un pochettino da tutto questo che sta succedendo. Io ti ringrazio veramente, ti mando un grossissimo bacio e veramente non vedo l'ora di conoscerti e grazie ancora per tutto quello che hai fatto per me. Volevo dirvi che non vi ho detto quando fu del primo pacco, la sigla che vedete, l'intro e la sigla che vedete, è stata proprio lei a farmelo. Mi ha chiesto lei stessa, cioè io sono rimasta sconvolta perché me l'ha chiesto lei stessa, mi fa Stefania, posso farti l'intro? Io sono rimasta, ho detto certo che puoi farmela. Veramente sono rimasta molto molto contenta, quindi vedete che persona, cioè non importa quanti followers avete, ma bisogna vedere quello che avete dentro e lei ha tanto, ma tanto, proprio credimi, vorrei abbracciarti in questo momento per farti capire quanto ho apprezzato il pacco e quanto apprezzo le tue parole quando mi mandi messaggi e tutti i tuoi gesti in generale.
Io ti ringrazio, ti mando un prestissimo bacio. Invece, per quanto riguarda le persone che avete visto il video, ditemi ovviamente cosa ne pensate. Io apprezzo sempre i vostri commenti e infatti non so quando vedrete questo video, già alcuni pacchettini voleranno nelle vostre case perché anch'io voglio regalarvi qualche cosa e spero ovviamente che i miei pensierini vi possano piacere. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!